Ciao a tutti, sono Andrea D'Ambrosio, regista del film Nel paese temporale di Primule, film documentario sul Pasolini friulano distribuito dalla Ceccicori. Come saprete, il 2 novembre è l'anniversario dell'omicidio, della morte di Pierpaolo Pasolini, avvenuta all'idroscalo di Ostia il 2 appunto, novembre del 75, e la Ceccicori ha pensato bene di mettere in piedi un'iniziativa, appunto una visione del film online, appunto sul loro sito, mentre contemporaneamente a Pordenone, a Cinema Zero, c'è la proiezione di Fascista, l'unico film girato da Nico Naldini un po' di anni fa. E questa coincidenza è importante perché appunto Nico Naldini è un po' la colonna portante, diciamo così, del documentario. Nico Naldini, cugino di Pasolini, ma soprattutto scrittore di numerosi libri, sempre sul poeta e non solo, penso ad altri libri che ha fatto su Giovanni Comiso, eccetera. Lo stesso titolo del documentario, Nel paese temporale di Primule, è mutuato da Un paese temporale di Primule, che è un romanzo dello stesso Naldini. Il film è un racconto dell'esperienza friulana di Pasolini, fondamentale nella sua vita, della vita, della formazione, insomma, nelle campagne del Friuli, a Casarsa della Delizia, che è poi il paese della madre, Susanna Colussi. I Colussi erano appunto una famiglia originaria proprio di Casarsa della Delizia. E che cos'è questo film? È un mosaico di testimonianze tutti gli allievi di Pierpaolo Pasolini, degli amici che lo hanno conosciuto e frequentato, ed è soprattutto un racconto dell'esperienza fondamentale nella vita del poeta che poi si porterà dietro per tutta la vita, sostanzialmente. Dal film viene fuori innanzitutto che Pasolini è stato un grande insegnante, perché lui istituì proprio una scuola privata a San Giovanni, che era questa frazione di Casarsa, in cui insegnava lettere, italiano, storia, latino addirittura, a tutti questi ragazzi di Casarsa, di San Giovanni e di Versuta, che è un altro borgo che viene raccontato nel film, un borgo quasi idilliaco, e insegnava appunto a questi ragazzi che a causa dei bombardamenti non potevano andare a Pordenone, a Portogruaro col treno. E questi insegnamenti sono stati fondamentali per queste persone. Pasolini è stato importante perché poi ha portato come un grimaldello la cultura in luoghi, diciamo, che erano luoghi di contadini, in cui praticamente non è che si leggessero molti libri, eccetera. E lui a questi ragazzi li ha fatti innamorare poi di questo tipo di appunto della letteratura. Insomma, gli ha insegnato anche una cosa fondamentale, che il dialetto friulano, così com'è anche gli altri dialetti, il dialetto friulano è una lingua, e quindi ha cominciato a parlare dell'importanza anche del dialetto, e tant'è che poi fondò insieme ad altri, a Ovidio Colussi, a Bruno Bruni e a Fedele Girardo, questa Accademiuta de Lenga Furlana, che è era un gruppo, un'associazione di amici, di allievi che si misero insieme proprio per dare importanza poi proprio a quella che era la lingua friulana. Il film è stato girato tanti anni fa, quando io ho finito la scuola di cinema, ed è stato ripreso adesso, rimesso a posto, e la Ceccicori appunto ha pensato bene di rimetterlo in circolazione, ed è un documento unico ed irripetibile, perché purtroppo i protagonisti di questo film sono tutti scomparsi, avevano già una certa età, insomma, quando io li ho intervistati, li ho incontrati. E quindi diventa memoria questo film per poter capire e per poter, diciamo, soprattutto studiare poi la vera formazione, la vera origine di Pasolini, che è stato per me il più grande intellettuale del Novecento, anche per capirne la figura contraddittoria, perché nel film si raccontano varie fasi della sua esperienza friulana. Si racconta ad esempio il calcio, quando lui già iniziava come dire, a giocare a calcio. Ci sono i racconti
ragazzi dell'epoca che raccontano di come lui si allenasse volentieri. Si racconta questa grande passione, questo suo grande amore per la madre, Susanna, quando loro si rifugiarono a Versuta durante la guerra, molti pensavano fossero due fidanzati e non madre e figlio, no? Perché c'era questo legame molto profondo. Si racconta un altro aspetto poco conosciuto, che è la storia del fratello Guido Pasolini, partigiano, ucciso a Porsus dai titini, guidati dal famigerato Giacca Toffanin, in questa guerra intestina che c'era fra Osovari e titini. E io ho incontrato Don Redento Bello e Federico Tacoli, che erano due partigiani che avevano conosciuto proprio Guido Pasolini, oltre a Renato Lena, che è l'unico poi sopravvissuto, superstite, che racconta di questa amicizia profonda con Guido Pasolini. Ne viene fuori un ritratto meraviglioso di Pierpaolo Pasolini, appunto del Pasolini insegnante, come dicevo prima, del Pasolini comunista, che praticamente fu poi nominato addirittura segretario del Partito Comunista dell'epoca, lo racconta Guglielmo Susanna, un suo amico pittore, il cui padre era stato segretario del Partito Comunista, che notò la valenza e la grande passione di Pasolini proprio per la politica e proprio per l'ideologia, e questa cosa ne viene fuori soprattutto poi anche nei rapporti col fratello Guido, perché lui, quando diceva sono comunista per istinto di conservazione, lui si iscrisse e diventò comunista nonostante poi i comunisti gli avevano praticamente ucciso il fratello. Quindi anche questa sua grande passione, questa sua grande malinconia proprio per questo mondo contadino che si porterà sostanzialmente in tutta la vita, no? Quando lui parlava della scomparsa delle lucciole, e fino poi alla fuga, fino poi al processo di Ramuscello, che viene raccontato dall'avvocato dell'epoca Bruno Brusin, che fu la goccia che poi spinse madre e figlio a prendere il treno per Roma e a ricominciare poi una nuova vita. E Pasolini poi diventò quello che abbiamo conosciuto. Anche si racconta di questo, lo racconta stesso Nicola Aldini, di questa anche grande conflittualità col padre, insomma, da cui poi deriva anche questa sua grande passione, questo legame profondo per la madre che si porterà sostanzialmente per tutta la vita. Nel film si chiude poi con le immagini del funerale a Casarsa, immagini amatoriali girate in Super 8, in cui si vede proprio questo grande dolore della madre durante i funerali celebrati da un altro grande pensatore di quel periodo, che è stato David Maria Turoldo. E perché ho fatto questo film? Ho fatto questo film perché soprattutto mi sono posto una domanda: da dove iniziare per poter capire Pasolini? Iniziare proprio dalle sue origini, quindi dal Friuli, da quel mondo contadino che lui ha raccontato in tantissimi scritti, in Amado Mio, per esempio, che è un libro meraviglioso, e nelle tante pagine che hanno accompagnato, diciamo, poi la sua letteratura e anche il suo cinema, perché poi il Friuli ritorna un po' anche come racconta Giuseppe Zigaina, anche proprio nella formazione delle inquadrature, nel linguaggio poi cinematografico, che si porterà poi dietro, insomma, fino all'ultimo film, Salò. Questo film è importante guardarlo, soprattutto per poter capire, per poter amare ancora di più questo grande intellettuale, che è stato poi un precursore, un grandissimo profeta, e ha raccontato l'Italia già negli anni 60-70, ha raccontato dove stavamo andando, e tutto quello che lui diceva, insomma, praticamente lo troviamo purtroppo nell'Italia di oggi. E quindi questo è stato un grandissimo visionario, se così si può dire, e questa sua visione del mondo nasce proprio dalle campagne del Friuli, da dove ha origine tutta la sua poetica, la sua letteratura e anche questa sua grande malinconia che si porterà dietro per tutta la vita.